Sono un dentista sardo che vivo e lavoro all'estero in Moldavia e faccio in questo video un excursus, un ragionamento su quelle che sono le cause principali che portano i malati ad arrivare qua in Moldavia con situazioni veramente estreme di ricostruttiva completa della bocca, dove chi prima doveva vedere o non ha visto, oppure ha visto ma ha fatto finta di non vedere, oppure ha visto. Ha raccontato al paziente quelli che erano i problemi e alcuni hanno messo le mani, ma con tecniche di ricostruttiva della bocca, che sono delle tecniche fortemente influenzate dalla pubblicità che gira nel settore odontoiatrico. Quella che vedi alle mie spalle qua è la lastra di un paziente che ha perso completamente i denti qua nella parte posteriore, sotto sono tutti distrutti, vedi chiaramente qua che ci sono i segni di una dentatura che è attaccata dalla malattia parodontale, la pleurea. Il paziente mi ha inviato la sua radiografia. Se anche tu hai una radiografia, sappi che potrai inviarla semplicemente via WhatsApp oppure via mail, ma non è questo lo scopo del video. Lo scopo del video è farti capire perché si arriva in questo stadio. Si arriva in questo stadio intanto perché il paziente è portatore di alcune deficienze del sistema di difesa del nostro corpo umano, va dal dentista, però non riesce nel sistema sanitario privato a far fronte a quella che è la spesa, i soldi che deve pagare per poter curare questa malattia. Non può, quando perde i denti, andare a mettere gratis gli impianti dentali nel suo paese, quindi se c'è i soldi si può curare, se non c'è i soldi continua la malattia a peggiorare e quel paziente sta pagando le tasse nel suo paese, sta lavorando, paga le tasse, però se si fa un incidente stradale, ok, entra in ospedale, lo curano, ma se sta perdendo il diritto umano a poter mangiare perché ha una malattia che lo invalida, in questo stadio qua. Va dal dentista ci è andato, vedi qua sotto, sono stati fatti dei ponti. Ponti in pazienti con la pleurea non è il protocollo internazionale. Il protocollo internazionale, il paziente c'è la pleurea, vanno tolti i ponti, vanno messe le capsule singole, vanno messi subito i pazienti nelle condizioni di poter fermare la malattia. Se questo non succede, si va avanti nello stadio più avanzato in cui si perdono parecchie quote di osso, fatta una conta, la balistica di quello che è successo, l'osso che rimane attorno ai denti è veramente poco e a questo punto si va in ricostruttiva completa della bocca. Ora ti faccio vedere la radiografia di un paziente che ha curato la bocca, nel senso era nella stessa malattia, nello stesso problema, ma è andato dal dentista probabilmente sbagliato. In questo caso vedi qua sotto che c'era una tonnellata di osso, sono stati messi quattro solo impianti dentali. Sopra c'era pochissimo osso, ok, queste sono tutte lastre anonime per via della privacy, non c'è nome, cognome, possono essere le lastre di chiunque. Quello che conta è la logica che c'è dietro a questi trattamenti. Sotto sono stati fissati gli impianti tra di loro con una barra, sono stati messi pochi impianti dentali rispetto a quelli che si sarebbero potuti mettere. Sopra sarebbero potuti essere messi degli impianti qua dietro, impianti pterigoidei, oppure sarebbero potuti essere messi impianti zigomatici. Questo ci avrebbe consentito in questo caso di avere degli stop, delle connessioni a una protesi artificiale più posteriore. E quindi andare a finire con una dentatura più naturale, 14 denti come vedete qua, piuttosto che una arcata di 10 denti come nel vostro caso, come in questo caso, tra l'altro una protesi in plastica, in resina. Ok, quello che succede è il sovraccarico degli impianti, vedete qui sotto l'impianto in espulsione, un altro impianto in espulsione qua. E anche qua sopra abbiamo un altro impianto in espulsione, le spine attorno all'impianto si stanno ammalando per via dei batteri che non sono stati cambiati alla bocca, sistema di difesa che è rimasto basso, ma soprattutto sono state messe delle protesi in plastica che accumulano cibo, il sovraccarico su soli quattro impianti, questa questione di fattori sta portando il paziente a un ritrattamento chirurgico con chirurgie che dovranno essere fatte secondarie e terziarie. Questi casi, quando abbiamo casi come questo, non bisogna partire con poco, ma bisogna partire con molto. Ricostruire l'osso che va ricostruito, mettere un numero massimo di impianti dentali, prendere in considerazione fin da subito
chirurgie non convenzionali come impianti pterigoidei e zigomatici o ricostruttiva dell'osso o una combinazione di queste tre. Quando si vive in un paese troppo ricco e i medici sono condizionati fortemente dalla pubblicità di alcune sistematiche come questa, ormai si sente denti fissi su quattro impianti, denti fissi su quattro impianti. Fate attenzione, la pubblicità nel settore odontoiatrico deve essere informativa. Non tutti i trattamenti vanno bene per tutti i casi. Ogni caso è a sé stante. Serve fare diagnosi corretta, anamnesi, analisi del caso, analisi del budget del paziente, ma se il budget in realtà non è mai un reale problema, perché se non ci si può permettere nel proprio paese, probabilmente ci sono altri paesi dove si può fare il trattamento corretto per il proprio caso, ma scendere a compromessi di numero di impianti, quindi complessità del trattamento che si fa, per una mera questione economica può esporre il paziente a questo rischio qua, ok? Fate molta attenzione quindi, perché i trattamenti di ricostruttiva della bocca devono essere fatti da equip specialistiche che fanno questo tipo di intervento routinariamente ogni giorno, che non promuovono solo un tipo di chirurgia come questa con quattro impianti, ma che sanno fare un range vario, ampio, di chirurgie, di tecniche per casi di atrofie ossee, casi di ricostruttiva maxillofacciale più avanzata, perché se vostro è un caso di quel tipo rischiate di rimanere dentro alla spirale del dentista, non uscirne più, e siete magari dentro un vicolo cieco dove non si può più fare nulla. Questo è un paziente che probabilmente verrà in Moldavia, noi l'affronteremo aggiungendo impianti in più, svitando gli impianti che vanno svitati, dovremo cercare le connessioni per agganciarci a questi impianti, andare a posizionare impianti superiori nelle zone più posteriori o pterigoidei o zigomatici o ricostruttivi, l'osso verrà fuori dall'attacco, questo, ma andare a sostituire poi le protesi infine hanno dei materiali molto più biomimetici che ammortizzano i carichi e che non creano poi in dinamica dei problemi agli impianti. Questo è un classico esempio di un caso che è iniziato così, di un paziente che inizialmente poteva già risolvere in maniera più semplice, perché se vado a tracciare quello che è il profilo dell'osso mascellare superiore e delle cavità dei seni mascellari, che sono quei vuoti che abbiamo al di sotto degli zigomi, vedete che in un caso come questo qua basta una semplice ricostruzione del seno mascellare e si possono mettere impianti dentali qua nelle zone più posteriori fino a un numero di 8. Ok, 4 impianti dentali nei paesi ricchi, fate attenzione, c'è molta pubblicità che subiscono gli stessi medici, pensano che è il trattamento migliore, ma in realtà la natura ci dà 14 radici ad arcata. Pensare che con 4 radici artificiali riusciamo a simulare nel miglior dei modi una bocca naturale è un pochino un'utopia. La realtà è che dobbiamo andare quanto più vicine possibile a quella che è la natura, quindi se mettere più impianti significa che se un impianto per esempio fallisce, lo levo, il lavoro io non lo devo rifare, ok? Ne perdo un altro di impianto, lo levo, lo svito via, il lavoro rimane in bocca. Lo stesso deve essere per i casi insomma di ricostruttiva avanzata anche degli arti, per esempio, di altri organi, non si può andare a semplificare, bisogna nella complessità trovare il bilanciamento su quella che è la qualità diagnostica, qualità di pianificazione del trattamento, dei materiali impiegati e soprattutto della tempistica. Aspettare troppo porta al paziente, come in questo caso, a un riassorbimento dell'osso verso l'alto, si va verso la necessità di chirurgie più avanzate, come per esempio quella che vi ho fatto vedere qua, dove il paziente magari o non lo sa per ignoranza che deve fare altri, collabora con chirurghi che fanno solo un tipo di trattamento, questo semplificato, oppure uno va a studiare, ok? Studiate perché la conoscenza rende liberi. Evita di cadere in questi tranelli, in queste trappole o nel complicarsi la vita ulteriormente. Anche perché prima o poi i soldi potrebbero finire, questo è un paziente che ha speso sicuramente già tanti soldi, a quel punto siete nel vicolo cieco.
Questa è la storia di molti pazienti della spirale del dentista, di molti miei pazienti che vengono a curarsi qua in Moldavia. Se anche tu hai una storia simile, commenta qui sotto, condividi quella che è stata la tua esperienza. Se invece hai una radiografia, stai guardando questo video perché pensi di voler venire fuori dalla spirale magari all'estero, contattaci, segui, entra in contatto con noi e vediamo di gestire quale può essere la gestione del tuo caso. Un saluto dalla Moldavia, aio!